Carissimi amici, il Signore vi dia pace, pace, pace a tutti voi che seguite Radio Maria e a questa trasmissione sulla liturgia. Come sapete la liturgia è la festa nuziale della Chiesa, tante volte ho detto che la liturgia è la gioia dell'amore che la sposa e lo sposo condividono insieme. La liturgia è la gioia dell'amore che il Signore Gesù comunica alla Chiesa perché la ama e dona di se stesso, il suo corpo e il suo sangue soprattutto. La festa è la gioia dell'amore, la gioia del perdono, la grazia della nascita, del battesimo e così tutti i sacramenti. E dall'altra la risposta della Chiesa che è ricolmata continuamente dalla grazia del Signore. Vi trasmetto oggi dalla parrocchia di Santa Margherita di Cosaporto, in provincia di Bergamo, dove siamo per una missione. E quindi in questo momento sono vicino a tutti coloro che ci ascoltano e che ci seguono. E vorrei insieme con voi proprio condividere la grazia di questo tempo. Il tempo che va dalla domenica del battesimo del Signore fino al mercoledì delle ceneri e che è chiamato dalla liturgia il tempo ordinario o il tempo durante l'anno. Cerchiamo di capire bene la ricchezza e la bellezza di questo tempo perché siamo abituati a vivere e a conoscere i tempi forti dell'anno liturgico, e cioè il tempo di Avvento, di Natale, il tempo di Quaresima, il Trido Pasquale, il tempo di Pasqua, e a volte ci può sembrare che queste altre domeniche, questo altro tempo, sia un tempo meno importante, meno significativo, meno ricco. Ecco, veramente invece questo tempo è un tempo meraviglioso perché ci offre l'opportunità di seguire Gesù nelle tappe della sua vita terrena, del cammino del suo ministero, del suo apostolato. Gesù che parla, Gesù che chiama, Gesù che guarisce, Gesù che perdona, Gesù che va incontro alla gente, Gesù che la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia, che restituisce ai poveri la dignità della vita, Gesù che sa amare soprattutto chi ha perduto la speranza, chi ha perduto la gioia della fede, Gesù che incontra tutti. E questi giorni di missione che abbiamo vissuto, come noi facciamo spesso i frati, le suore franciscane e le famiglie, sono anche per noi un'esperienza per riscoprire il Vangelo, e è un invito che faccio a tanti di voi, soprattutto ai sacerdoti che ci ascoltano, è quello di rigustare la gioia di far annunciare il Vangelo, di far sentire alla gente che Gesù è vivo, che non è un personaggio del passato, ma che è qualcuno che ancora ci parla, ci tocca, ci guarisce, ci cambia il cuore, ci illumina la mente, fa risplendere i nostri occhi la sua presenza. Ricordate la storia, l'incontro dei due discepoli di Emmaus dopo la Pasqua, erano tristi, avviliti, e questo racconto lo troviamo proprio al capitolo 24 di Luca, che è l'evangelista di questo anno di cui adesso parleremo. I due discepoli di Emmaus se ne vanno smarriti da Gerusalemme, ma Gesù si fa vicino a loro, parla con loro, li ascolta, li interroga, e loro gli dicono: ma non sai che cosa è successo, che colui che era la nostra speranza, il nostro maestro, il profeta di Israele, su cui noi avevamo riposto le nostre speranze, è morto, non c'è più, noi l'abbiamo perduto. Qualcuno ci è venuto addirittura a dire che lui non è più nemmeno nel sepolcro, non c'è. E la loro speranza sembrava finita, sembrava ormai distrutta. E invece
aveva dato a loro la gioia di vivere, aveva comunicato loro qualcosa.